Allora, signori, vediamo un po'. Fammi vedere che pacchi sono usciti. Oh! Quanta roba è uscita! Dove sta mia madre con i codici dei FIFA Points? Sì, ma mia madre, dove sta? Io devo chiamare mia madre. Dove stai? Sono quasi arrivato, sono qua alla rotatoria Piazza Favella. Qual è Piazza Favella? Ah, dai, ti aspetto. No, sto sudato, non gliela fu più. Io sull'account mio mi apro tutti i promo più sti 37 pacchi. Anzi, 35, perché sti due su argento non valgono. Dov'è che sta l'uomo? Eccolo qua. Vediamo che pacchi c'ha. Allora, apriamo i pacchi solo a sto pischello e poi apriamo i pacchi sull'account nostro. Allora, 50.000 e 200.000. Ti pare che non trovi un one to watch? Qua fai la sbancata del secolo, eh. E ci fai anche il video su YouTube, eh. No! Per un attimo pensavo fosse walkout alla destra. Grazie per i bittini, bellissimo. Oh, Upamecano. Vale un cazzo. Ah sì, per un attimo ci ho sperato che potesse essere la pulce. Allora, chissà quali sono i one to watch migliori. Allora, direi Mané soprattutto. Mané, che capirai, gioca là, è bello facile. Allora, 200k. Oddio, pure Haaland. Questo... Oh, Oblak 89. Sotto ci vorrebbe sta tipo boom. Chiunque. Che pacco di merda. Mamma mia, che brutto. Allora, io ti consiglio una cosa. Quei giocatori questi qua dei rating, cioè questo è un consiglio in realtà che sto da tutti, giusto quei pochi consigli del cappone che potete prendere. Tutti questi giocatori che te scarto, questi qui recuperali dalla web app, quelli con rating un po' più altino, e magari te li butti dentro qualche sfida. Magari te fai Rashford, che cazzo ne so. Secondo pacco da 100.000 è walkout Alexander Arnold. Vabbè. Cioè, Rashford. Ah, Arnold. No, non mi dica che ce l'ha. No, ma ce l'ha già. Oh, voi direte, capo, come li gratti adesso i codici dei FIFA Points? Io ti dico, con questo, col cacciavite. Vedremo un po'. Regà, io ve lo dico. Bisogna trovare qualcuno. Apriamo su. Iniziamo con questo da qui. Da questi da 15.000. Ecco, iniziamo male. Oh, questo potrebbe essere il pack opening per YouTube. Questo devo portare il contenuto anche su YouTube. Però mi deve dare qualcosa per far contenuto. Oh, Richarlison costa? Non costa un cazzo. Ma scusa, ma perché Richarlison non è uscito One to Watch? Kalulu? Costa niente. È obiettivo. Mortacci sua. Ok, bandiera. Cicci. Ah, ma che ce faccio con Ruben Neves? Il brodo. Ah, io devo far vedere, io devo far contenuto sia su Twitch che su YouTube. Però bisogna che droppi i giocatori. Chi è? Diego Carlos. Ne ho trovati 47 di Carlos. Ce l'ho doppione in 47 versioni diverse. E sento che questo è buono. Questo è walkout. Lo chiamavano stupido. Cioè, intendevo il prossimo. Cioè, da questo al prossimo. Lì. Ok? Che è Edin Dzeko? Edinho Dzeko, 84, ancora campa. Mamma mia. Un altro Ruben, un altro Bernardeschi. Ma esistono tre giocatori su sto gioco. Stanno, sembra che ci stanno tre giocatori. Bamba, la bamba me la devi da me. Me ne devi da un chilo per reggere sto videogioco. Un chilo. Continuiamo a trovare merda. Perché tanto oramai sto account, signori, da quando ho trovato Messi ci hanno fatto le macumbe sopra. Che poi dici, oh, hai trovato Messi, lo vendi a 400 milioni. No, vale du Golador e da Bubblegum. Oh, Antonio Conte costa 2.000, lo metto a 1.000. Il resto lo scarto. Quanti pacchi sono rimasti? Due pacchi da 15.000. Vanno forte, eh. Madonna. Mamma mia, oh, Signori, andiamoci piano. Perché se no io non... Così non posso continuare a fare il contenuto così. Poi sono invidiato da qualsiasi persona. Cioè, trova tutta sta roba, sinceramente, a un certo punto ti dico, placate, capo. Aperti questi. Mo ci stanno questi da 20.000. Contiene 12 giocatori, di cui 3 rari con uno raro con 80 superiore garantito. Oggetti non scambiabili. Questi sono pacchi che l'anno scorso, vabbè che l'ho toccato pochissimo FIFA, ma non credo che ci stavano.
addirittura, cioè, non solo prima te scammavano i pacchi, adesso te scammano i pacchi, però te li mettono addirittura non scambiabili, quindi te la prendi doppiamente nel buco del culo. E tutto ciò è fantastico, perché poi dopo a me, quando io lo prendo in culo, piace, perché come vedi sto qua, prendo i pacchi non scambiabili e non trovo un cazzo, quindi mi piace doppiamente due volte prenderlo nel culo. La prima volta quando gli dai soldi al gioco, la seconda volta è quando te metti, apri i pacchi non scambiabili. E guarda che pacchi poi. Che è Bobby Firmino. Dai, buono. Che pacchi. Che contenuto, signori. Qua è un contenuto superbo, oserei dire. Ovviamente ce l'hai già non scambiabile. Ovviamente ce l'hai già tutti non scambiabili. E ci mancherebbe altro. Vecchio. Chi hai trovato finora il migliore? Boh. Vecchio. Pacchetto giocatori oro premium. Vai. Altro giro, altro regalo. Buono. Madonna. Jonathan Vieira, Amsic. Ma perché Amsic ancora campa? Mamma mia. Ah, qua signori, io direi che bisogna che ve tenete. Cioè, io non so se mi è stata a guardare col telefonino, col computer, state nel divano, nella sedia. Ma bisogna che voi allacciate la cintura, perché qua io non... Oddio, bandiera. Portiere tedesco, proprio lui, Baumann del Tottenham. Ciao giocherino, un saluto. Ma questo è veramente lo schifo. Ma oh, un walkout lo troviamo? È bandiera, è pazzo, è DC, è Romero. Oddio, Romero potrebbe costare. Romero, regà, potrebbe quasi costare due soldi. Ah, avevo letto 85.000, mi sembrava un po' troppo. Vabbè, niente, devo aprire un pack col naso. Eppure sti pacchi sono finiti. Pacchi da 35.000. Alziamo l'asticella, pacco col naso, vai. Un walkout. Eccolo! Eccolo! Un one to watch, non è un walkout, ma almeno avevo visto un colore diverso. Certo che tedesco DC, Rudiger te faceva proprio schifo, dammelo, eh. Vabbè, almeno un giocatore viola. Almeno avevo visto un'animazione diversa. Oh, ma che cazzo mi stai a dire? Oh, però costa. Dite di venderlo subito. Eccolo qua. Ma scusa, ma se stanno a passa i crediti, mi sa, eh. Boh, vabbè, comunque sono soddisfatto. Almeno avevo visto una roba diversa. Certo, adesso trovare un altro walkout, un altro one to watch, ma walkout. Out. Niente, abbiamo trovato One to Watch 82. E il pacco dopo trovi Rui Patricio. Una via di mezzo purtroppo non c'è sta. Signori, il pacco da 100.000. Pacchetto bando, l'iniziale di FIFA. Un pacchetto da 100.000 contiene 16 giocatori, di cui 3 con valutazione 83 o superiore garantiti, un gettone draft, oltre a un giocatore in prestito con valutazione 86 o superiore, un eroe in prestito e un icone in prestito, tutti per 7 partite. Complimenti, almeno così ci troviamo tutta la gente che gioca le weekend league con i giocatori in prestito, e te fai pagare 20 euro un pacco, dove troveremo probabilmente un 83, che è il minimo che puoi trovare. Oh, e if walkout è Olivier Giroud. È Olivier Giroud con la mazza. Boom! Ma me potevi da Momo Salah? Si è girato Giroud, si è girato. Mortacci sua. Oddio, mi sono cagato sotto. Oh, questo però è buono. Questo è Gucci. Ma tanto è il pacco non scambiabile. Ma raga, ma è non scambiabile. Ok, ultimi 3 pacchi qui FIFA Points. E poi abbiamo i pacchi che ci siamo farmati. Che pacchi tristi comunque. Oh, Kim Jun-ja. Costa qualcosa Kim Jun-ja? 2002, vai, Kim Jun-ja. Eccolo! Eccolo! È dopo Messi! È dopo Messi! Pure Zoom! Sì! Sì! Perché signori, Mbappé mi fa la pompa! Io sono del vecchio stampo! Io so, c'ho 25 anni e per me che gli idoli miei, Ronaldo e Messi, sono cresciuto con loro e me li deve dare, me li deve. Eccolo qui, eccolo qui, il contenuto per YouTube. Guarda che bello. Cioè, l'account mio quest'anno non c'ha via di mezzo. O non trovo niente, o non trovo un cazzo, o trovo, boom, la bombetta col pollicione che te fa così. Guarda che bello, Cristianuccio. E magari sotto c'è sta qualcosa. Non c'è sta niente. Quasi 400.000. È ufficialmente il giocatore che cioè, che abbiamo trovato per ora che costa di più. Perché tanto oramai sto account, signori, da quando ho trovato Messi, ci hanno fatto le macumbe sopra, che poi dici, oh, è trovato Messi.